Sindaco, Terminillo vive una manifestazione che è l'unica nel suo genere, perché questa è la prima edizione del Terminillo Film Festival, che apre con un film famosissimo che tutti abbiamo visto, Vacanze di Natale, che racconta un po' uno spaccato di vita degli anni Ottanta. Il Terminillo nel cinema ha avuto una storia importante, speriamo di farlo tornare di nuovo ai primi posti. Assolutamente sì. Noi, siccome guardiamo al futuro, vogliamo lavorare affinché, da subito, affinché questa sia la prima edizione di una lunga serie, perché pensiamo che il cinema e la cultura in genere possano essere davvero delle leve importanti per la promozione del nostro territorio al di fuori dei confini consueti. Noi abbiamo pensato questo progetto insieme alla Rete Film Commission e insieme a un'associazione che si occupa di promuovere la nostra montagna, il Monte Terminillo. Davvero, secondo me, abbiamo colto nel segno, perché abbiamo riscontrato un interesse al di sopra delle più rosee aspettative. Quindi siamo contenti, un grande evento che vogliamo consolidare, perché pensiamo possa essere una grande opportunità per tutto il territorio. Vogliamo candidare il Terminillo e la nostra città, la nostra provincia, ad essere sede delle riprese cinematografiche e televisive, perché pensiamo che siano dei luoghi splendidi per girare dei film. E quindi, insomma, questo festival è anche un po' il coronamento del lavoro che da 3 anni a questa parte portiamo avanti insieme alla Rieti Film Commission. Non ci vogliamo fermare, questa è una tappa di partenza, è un punto di partenza. C'è bisogno naturalmente del contributo di tutti, il Comune di Rieti sarà comunque in prima fila affinché davvero questa possa essere una manifestazione ricorrente e un appuntamento di livello nazionale, come già da quest'anno ha iniziato ad essere.